Ma ciao a tutti con un'altra incredibile storia dal mondo. Sappiamo tutti che i cani sono animali davvero fedeli. Possono sopportare il peggio di noi e la loro semplicità è ciò che li consente di amare senza guardare al colore della pelle o altri dettagli inutili che condizionano invece noi esseri umani e riescono a riconoscere il pericolo prima di chiunque altro. Spesso avrete visto video di cani che salvano i propri padroni, di sicuro, da imminenti pericoli, o no? Oggi sentirete un'altra storia, ma diversa e davvero incredibile. Parleremo di Killian, il cane, e Finn, il bambino. Wow, sembra il titolo di un libro. Se siete già passati dalla pagina di sconti ufficiale Telegram e siete seduraiati intorno a un caminetto insieme ad amici e parenti, cominciamo! I genitori Benjamin e Hope Jordan dovevano trasferirsi per lavoro in South Carolina e quindi c'era bisogno di una babysitter che si occupasse del loro neonato di 7 mesi, Finn. La ricerca di una babysitter è una fase davvero tosta. Non bisogna assolutamente affidare nelle mani di una sconosciuta il proprio bambino. Non si sa mai cosa potrebbe accadere. E a volte molti genitori impiegano giorni per trovare quella giusta. Alcuni non si fidano nemmeno dei parenti stretti. Ma alla fine i Jordan pensavano di aver trovato finalmente la babysitter ideale. Tutto sembrava a posto quindi, finché non passarono 5 mesi. Il cane della famiglia Killian era molto distante dalla ragazza assunta, non si avvicinava facilmente e proprio negli ultimi mesi era più spaventato del solito. Ogni volta che la babysitter si faceva vedere, spesso e volentieri si metteva tra lei e il bambino, diventando a volte aggressivo e abbaiando, perciò i genitori stavano cominciando a pensare che ci fosse qualcosa di troppo strano. Il loro cane è sempre stato molto amichevole con tutti quelli che lo trattavano bene. Era un vero giocherellone e si faceva accarezzare volentieri. Quindi qual era il problema di questa aggressività? Ogni singola volta che la babysitter si avvicinava, il cane non faceva altro che abbaiare e ringhiare. Benjamin specialmente aveva cominciato a comprendere fosse un segnale di allarme. Di solito è la madre a preoccuparsi maggiormente, ma stavolta il padre di famiglia aveva più dubbi sulla situazione. Così un giorno escogitarono insieme un piano prima di lasciare la babysitter di nuovo con Finn. Avete mai pensato a cosa potrebbe esserci nel Netflix del Giappone o in quello degli Stati Uniti? Beh, io a volte sì, e in effetti ho scoperto che negli Stati Uniti hanno molte, ma molte più cose di noi, circa il 40% in più, film o telefilm unici che non vedremo mai, a meno che non usiamo un VPN, proprio come CyberGhost. Però questa è differente dalle altre. Ho deciso di accettare la loro proposta di sponsor perché a mio parere è la più completa. Siete completamente protetti quando navigate in internet. Potete guardare ogni genere di film o telefilm in ogni genere di lingua, di ogni genere di paese, utilizzando magari i sottotitoli su moltissime piattaforme diverse, quindi non solo Netflix. Ed eccone alcune. L'applicazione di CyberGhost è disponibile per Windows, Mac, iOS, Android, Amazon Fire Stick, Linux e altri ancora. E con un solo account potrete proteggere 7 dispositivi diversi. Se volete provare almeno una volta l'ebbrezza di essere i primi a vedere un film che in Italia magari uscirà l'anno prossimo, iscrivetevi utilizzando il codice che vi lascio in descrizione. Così da pagare solo 2 euro al mese. Il miglior prezzo finora sul mercato. E nel caso non siate contenti, entro 45 giorni potrete chiedere la restituzione del vostro denaro. E ovviamente l'assistenza clienti è disponibile per ogni problema di configurazione, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e in 4 lingue diverse. Dove eravamo rimasti? Ah, giusto. Lasciarono uno smartphone con il registratore acceso sotto i cuscini del divano, prima di andare a lavorare quel giorno. Così erano riusciti a registrare 7 ore di audio. Ascoltarono quasi tutto e rimasero sconvolti. I Jordan hanno descritto ciò che faceva la babysitter con una sola parola: terrificante. Era un vero incubo ciò che si sentiva in quelle 7 ore. Per tutto il tempo Finn ha pianto e basta. Cioè, un bambino che piange per 7 ore è una cosa disumana. Lo trattava malissimo, senza alcuna motivazione precisa, e a volte lo chiamava con nomignoli bruttissimi, come fanno dei bulli a scuola. Nell'audio sentivano anche rumori forti di schiaffi e la frase detta più spesso era «stai zitto». I genitori, preoccupatissimi quella stessa sera di ritorno dal lavoro, hanno portato il bambino in ospedale per fare dei controlli. Fortunatamente stava bene e non c'erano lesioni gravi o visibili. Ovviamente hanno chiamato la polizia dopo ciò per far arrestare quella ragazza. Sfortunatamente la prima cosa che dissero alla famiglia era che la registrazione non era una prova attendibile e che non potevano fare niente. Ma stranamente la babysitter si è costituita e ha confessato tutto. E le leggi della South Carolina prevedono 3 anni di prigione per un reato del genere.
Insomma, grazie a Killian, Finn era salvo. Se non fosse stato per i segnali di pericolo che ha continuato a dare ai genitori, non avrebbero mai capito cosa stava succedendo. Non soltanto, in questo modo tanti altri bambini sono stati salvati dalle grinfie di questa malefica babysitter, e ora è dietro le sbarre. La polizia ha il suo nome registrato nei documenti e la terranno d'occhio una volta uscita di prigione, impedendole ovviamente di lavorare con dei bambini per sempre. Non tutti gli eroi indossano mantelli, o sono esseri umani o alieni. Alcuni camminano a quattro zampe e abbaiano. Se avete un cane, tenetevelo stretto e trattatelo bene. Con questo concludiamo, noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce e orario diversissimo.